Voucher tracciabile, multe fino a 2.400 euro. Scatta la stretta del governo sull'utilizzo dei lavori a tempo previsti nel Jobs Act. L'imprenditore o il professionista dovrà infatti comunicare entro 60 minuti dall'utilizzo con un sms o posta elettronica all'ispettore nazionale del lavoro dati anagrafici, codice fiscale, luogo e data della prestazione. In caso di violazione arriva una multa da 400 a 2.400 euro. Una stretta per frenare le polemiche sull'uso improprio di questi buoni lavoro, nati per regolarizzare prestazioni occasionali al di fuori di ogni tutela e diventati, nelle denunce dei sindacati, proprio lo strumento che occulta il lavoro nero. Ma sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, oltre alla stretta sui voucher, si potrebbe discutere anche del decreto competitività, con le misure per incentivare l'arrivo di fondi per le piccole e medie imprese, quelle con fatturato fino a 300 milioni, attraverso canali alternativi da quelli bancari. Per attrarre capitali stranieri invece, l'intenzione è di rimuovere le barriere che limitano l'acquisto dei nostri titoli di Stato. Misure del governo, peraltro, che giungono in pratica nel pieno della campagna elettorale per il voto di domenica per le amministrative, occhi puntati nella giornata di oggi al primo ed unico faccia a faccia televisivo su Sky tra i 5 più quotati dei candidati sindaco della capitale, da Roberto Giachetti a Virginia Raggi, da Giorgia Meloni ad Alfio Marchini, a Stefano Fassina, i candidati sindaco che si sfidano finalmente tutti insieme su progetti per la rinascita di Roma. Ma c'è un altro fatto che oggi potrebbe influenzare il confronto politico. Nel pomeriggio è stata convocata la commissione parlamentare antimafia. Sul tavolo la lista dei cosiddetti impresentabili. Sarebbero infatti almeno 15 candidati sospetti, ma che potrebbero salire anche a 20. Sotto osservazione anche nomi presenti nelle liste della capitale. Verranno approvate anche le relazioni alla base dello scioglimento di una quindicina di comuni per infiltrazioni mafiose, tra di essi anche Roma.